Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è domenica 9 dicembre 2012 e il titolo di questo video riprende il titolo di un articolo apparso sul giornale, vedete cari amici, è l'articolo di ieri, sabato 8 dicembre 2012, la ricerca del maschio perduto, capito? Alla ricerca del maschio perduto e dell'intellettuale Marcello Veneziani. Vediamo di che cosa si lamenta Marcello Veneziani. Dunque, alla fine doveva succedere scarsa natalità e più scarsa voglia di procreare, tanti profilattici, orrore della gravidanza e apologia dell'aborto, incentivi pubblici alla omosessualità, isolamento da single. E poi scoraggiati sul nascere, penalizzati dalla crisi, avviliti dal mobbing che li rende inutili, alla fine gli spermatozoi se ne sono andati. I ricercatori, a Parigi come a Padova, lo attestano. Sono in pauroso calo, i nostri spermatozoi, che stanno dentro lo sperma, sono in pauroso calo. E un ventenne ne ha meno di un quarantenne, il contrario di quello che è stato sinora, da che mondo è mondo. L'infertilità è in aumento e lo smog, l'obesità, il cibo con gli estrogeni, i veleni ne fanno strage. I giovani ne hanno pochi. Beh, in una ricerca resa nota da Repubblica emerge che l'altezza media cresce, ma il volume dei testicoli è diminuito. Vabbè, questo è l'articolo. Dunque, un altro andrologo, Giovanni Marrone, spiega che il corpo maschile sta subendo un processo di femminilizzazione, da qui la scomparsa del pater, pater familias, d'accordo, eccetera. Ecco, questo articolino mi piacerebbe sapere quanto ha preso l'intellettuale Marcello Veneziani per questo articolino apparso sul giornale. Ma di che si lamenta Marcello Veneziani? Ma no, non ne abbiamo fatti già anche troppo di figli? Non è già sovraccarico di esseri umani il nostro pianeta? Mi pare che abbiamo superato i 7 miliardi di abitanti, no? Marcello Veneziani, ma quanto si deve moltiplicare ancora la specie umana su questo pianeta? Tra l'altro si tratta di una specie famelica, la specie umana, quella che ha il pater familia, cioè la specie umana in patriarcato, è la specie più famelica che ci sia. E in fin di conti anche ai tempi del povero Duce, il povero Duce dovette fare un po' di propaganda perché nascessero i bambini. Ma se quando è stata fatta l'unità d'Italia eravamo 20-25 milioni di abitanti, non ricordo bene, ma ora siamo 60 milioni di abitanti. E cosa dobbiamo procedere noi? L'umanità deve procedere allo stesso ritmo della crescita delle merci. E allora se l'umanità smette di crescere a questi livelli, ai livelli dei decenni trascorsi, è meglio, Marcello Veneziani. Non guardiamo sempre il bicchiere mezzo vuoto, guardiamolo anche mezzo pieno, Marcello Veneziani. Non siamo forse troppi, non è meglio che ci fermiamo un po'? Non è meglio magari che c'è un po' di femminilizzazione, così diminuisce il numero degli esseri umani sulla faccia della Terra. Qua c'è il riferimento al pater familias, e vabbè, ma lo smog e tutto il resto è stato causato dal patriarcato, è proprio stato proprio il patriarcato che ha causato una certa ricerca scientifica, che ha orientato una certa ricerca scientifica, per cui adesso abbiamo lo smog, gli estrogeni, e poi se la mettiamo
sulla questione della procreazione, vabbè, se è diminuito il numero se è diminuito, cari amici, degli spermatozoi nello sperma, beh, se è diminuito non c'è niente di male, vuol dire che nasceranno meno esseri umani. Il pianeta è sovraccarico di esseri umani. Se ne nascono di meno non c'è niente di male. Ecco, questo articolo, cari amici, mi è stato mandato da un caro amico che non vuole essere nominato, io non lo nomino. Comunque, cari, eccolo qua la situazione, come vedete, è un fenomeno che potrebbe essere visto in maniera positiva, cioè la decrescita della natalità, può essere visto anche in maniera negativa, a secondo dei punti di vista dai quali ti collochi. Va bene, cari amici, io qua mi fermo e vi lascio le vostre considerazioni, d'accordo? Marcello Veneziani dice che si deve andare alla ricerca del maschio perduto, va bene? Ok, cari amici, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.